Buongiorno amici, buon martedì. Allora, un paio di informazioni di servizio prima di iniziare questo nuovo video, questo nuovo contenuto. Vabbè, la prima, ieri c'è stata l'ufficialità di Thiago Jalò alla Juventus, sarà un nuovo calciatore della Juve, nuovo difensore della Juve, primo vero colpo dell'era Giuntoli, indosserà la maglia 33. Il 20 c'è la Miretti, la 33 c'è la Thiago Jalò. Dovesse mai eventualmente tornare Bernardeschi, dovrà anche prendersi un nuovo numero. Adesso facciamo un po' di ironia, però io vi ho già condiviso quelle che sono un po' le mie preoccupazioni chiave mercato. Io non so se la Juventus andrà nell'ultima settimana di mercato effettivamente a fare un colpo a centrocampo. E temo che ci possa essere semplicemente un'opzione last minute al risparmio e Bernardeschi entrambe le cose. Quindi io ogni giorno che passa sono sempre più preoccupato perché temo che possano fare un'operazione del genere. Poi bisogna vedere anche con che criteri l'andranno a fare, per quanto tempo, con che ingaggio e soprattutto arriverà per fare il titolare, la riserva, andrà addirittura a rubare il posto a Kostic. Io questo non lo so, non so neanche se arriverà, però queste sono un po' le mie vibes, diciamo così, e sono curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti. E mentre passate, un bel mi piace e un'iscrizione, perché in tanti guardano i video e non sono iscritti al canale, e quest'anno, per festeggiare 10 anni di canale YouTube, dobbiamo arrivare a 250.000 iscrizioni. Ieri sera poi in Arabia, che cos'è successo? Che il Napoli ha perso la Supercoppa, ha vinto l'Inter. Quindi complimenti all'Inter, anche se ho letto un po' di polemica. Io non ho visto la partita perché ieri sera ero a giocare con la mia squadra. Tra l'altro, non so se si vede, ma ho una sorta di bernoccolo, mi fa malissimo perché ho preso una testata. E oggi, tra pochi minuti, partirò direzione Torino per giocare la YouTuber League. Oggi Juventus-Inter, che è un po' la partita, no, più attesa di febbraio. Beh, noi la giochiamo già oggi, chissà che non possa essere un piccolo spoiler di quello che accadrà poi tra qualche giorno, perché ormai si parla veramente di giorni e con cui andremo finalmente a capire un po' di più il nostro destino per quello che stiamo giocando effettivamente. Tanto l'Inter un trofeo l'ha già vinto, allora che lo scudetto ce lo lascia a noi, dai, cioè, nel senso, avete già vinto una coppa, basta, accontentatevi, no? Fate una roba di questo tipo qua, vi imploro, accontentatevi. E allora niente, quindi l'Inter ha già vinto il primo trofeo e noi invece dobbiamo cercare assolutamente di vincere i nostri prossimi trofei perché siamo a secco da un po'. E allora io ieri vi dicevo una cosa, vi dicevo che da quando Yıldız è entrato nelle gerarchie della Juventus, quindi nelle ultime 5 partite semplicemente di Serie A, Vlahovic ha iniziato a segnare con continuità, una continuità che invece gli era mancata prima. Era partito bene, poi era mancato in mezzo, tant'è che ricorderete, avevamo parlato di Vlahovic come vero e proprio problema della Juventus a un certo punto della stagione, perché non per il numero di gol, che per un attaccante sono sempre ovviamente un dato di riferimento, ma proprio per tante cose dentro la partita, gli appoggi, i passaggi, gli stop. Vlahovic era iniziato a mancare pure lì. Quando è entrato Yıldız nelle gerarchie, Vlahovic sicuramente ha risentito, anzi ha beneficiato di questa posizione un po' ibrida di Yıldız, che è un giocatore che parte in teoria come seconda punta trequartista, ma è un giocatore che si abbassa per andare a prendere il pallone e quando si abbassa non mi piace tantissimo perché perdiamo appunto riferimento lì, ma soprattutto orbita sulla tre quarti. La tre quarti campo è dove nascono i pericoli, perché se riesce a imbucare sulla tre quarti o a creare superiorità numerica sulla tre quarti, ecco che ovviamente ti rendi pericoloso. E Yıldız questa cosa la fa spesso e volentieri. Io ormai non ci faccio neanche più caso, ma Yıldız fa almeno un tunnel ogni partita. Non so se avete notato anche voi questa cosa, ma è un giocatore, un funambolo vero e proprio, che riesce sempre a far passare la palla tra le gambe degli avversari. Quindi significa che Yıldız ha delle capacità tecniche importanti, impressionanti, ma significa anche che comunque la Juventus, per far giocare Yıldız in questo momento, sta rinunciando a Federico Chiesa. Non sempre per scelta tecnica, ma anche per via di qualche problemino di Chiesa. E allora questo è il mio messaggio di oggi. Non dimentichiamoci di Federico Chiesa. Federico Chiesa è un giocatore imprescindibile per questa Juventus, importantissimo per questa Juventus. Non è che se per qualche partita è fuori per via di qualche problema fisico, che c'è ed è evidente, allora significa che Chiesa. No, 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 no. Aspettiamolo Chiesa. Aspettiamo Chiesa. Dobbiamo per forza di cose tornare a ragionare sul fatto che è un giocatore importante per questa Juve. Non dimentichiamolo. Questo è il messaggio che voglio passarvi, perché Chiesa ci serve come il pane.
Allora, se qualche settimana fa vi avevo portato una sorta di approfondimento per quello che poteva essere il tridente in casa Juve, eravamo giunti alla conclusione che effettivamente forse questa poteva essere la configurazione migliore per fare giocare tutti, perché Yıldız è un giocatore che gioca solo a tre quarti, che è un giocatore che tende ad allargarsi, in realtà potrebbe essere anche qualcosa di questo tipo qua. Ok, Yıldız che parte dalla sinistra, Chiesa che parte dalla destra, un po' come è stato per l'Europeo vinto, dato che a sinistra ci giocava Insigne. Quindi queste sono delle buone considerazioni, delle buone basi di partenza. Poi sappiamo che Allegri in questo momento ha detto no, la Juve col tridente perché un centrocampista in meno no, non mi piace, però io voglio ragionare anche sul lungo, perché noi abbiamo la fortuna, perché è una grande fortuna, di avere anche tanti ragazzi in giro interessanti. Guardate quello che stanno facendo a Frosinone Barnechea, Suleika, Iorghi. Guardate quello che fa anche Huijsen con la Roma, che era lì da due partite e ha già giocato praticamente una gran parte di gara. Segnale che comunque un giocatore importante che non ha mai giocato in Serie A arriva in una squadra come la Roma e trova già del minutaggio. Quindi sul lungo noi siamo molto molto interessanti. Non limitiamoci solo a questa specifica stagione, pensiamo anche un po' più sul lungo. Però per questa specifica stagione io ragiono con quelli che secondo me sono gli 11 di riferimento, gli 11 migliori per rendimento. Quindi questa è la formazione che a me piace molto. E come vi dicevo prima, possiamo vederla anche in questo modo qua. Ma questa formazione qui perché è figa? Perché è interessante? Perché si può vedere in più modi, non solo difesa 3, ma pure difesa 4. Però prima di passare alla difesa 4 dobbiamo ragionare di una cosa. Come andreste ad impostare difesa 4 della Juve, con quelli che sono i giocatori della Juve? E allora andiamo a prendere un pochettino quella che è stata la fase di non possesso di Juventus-Sassuolo, dove la Juventus difendeva 4-4-2. Per difendere 4-4-2 la Juventus che cosa faceva? Semplicemente abbassava Cambiaso sulla linea dei difensori, anche se lo faceva a destra, con Danilo che andava a fare il terzino sinistro. E allora faceva la stessa cosa ma dalla parte opposta. Quindi abbassiamo Cambiaso e andiamo a formare una linea 4. Con Gatti che andrebbe a fare il terzino destro e Danilo il centrale di difesa. Vi dico già che questa per me è la migliore impostazione per quelli che sono gli uomini della Juventus, perché pensare a una difesa 4 con Gatti difensore centrale non mi fa dormire sonni tranquilli. Gatti è un giocatore che ha bisogno di prendere palla e portarla avanti in conduzione, deve spingere su questa fascia qui, per quello il braccetto di destra della difesa 3 è il suo ruolo ideale. Quindi io Gatti come terzino destro in una difesa del genere ce lo vedo alla grande. Cambiaso, un giocatore meraviglioso perché può giocare a destra, a sinistra, in fascia, può entrare dentro il campo, può fare quello che vuoi a livello tattico, quindi è meraviglioso. E Danilo è un giocatore che negli ultimi anni, secondo me, è migliorato tanto come difensore centrale ed è peggiorato tanto invece in fase di spinta. Quindi me lo vedo abbastanza in una coppia con Bremer. Anzi, già l'anno scorso, quando abbiamo giocato a 4 quelle rare volte, quando giocavamo con Bonucci, quando giocavamo con Danilo e Bremer, vedevamo invece dei risultati migliori. Attenzione che è arrivato anche Thiago Dalot, quindi uno dei due posti in questa posizione qua se lo può andare a giocare anche lui. Non credo a destra, però ho visto che ha giocato terzino anche la passata stagione, ma il meglio di sé l'ha dato come difensore centrale. Può giocare sia a destra che a sinistra come terzino, ma sarebbe più un terzino bloccato. E a centrocampo? Beh, a centrocampo si è già fatto da solo. Allegri ha già giocato col trequartista, Allegri ha già giocato col trequartista e quando giocava col trequartista semplicemente Allegri difendeva in questo modo qui, 4-4-2, perché noi dobbiamo sempre pensare alla fase di non possesso principalmente. È ovvio che potrebbe benissimo essere anche un 4-4-2 così, con Chiesa che andrebbe effettivamente a difendere sulla sinistra. Poi però Yıldız dovrebbe cercare di giocare quanto più centrale possibile o andando un po' più sulla destra, quindi per quello che avevo semplicemente inserito Yıldız in questa posizione, cosa che secondo me Yıldız non può fare, però dobbiamo per forza di cose cercare di metterla giù. Poi ovviamente invece con il solito centrocampo, ok, difesa 3, la Juventus diventerebbe 5-3-2 con Yıldız che andrebbe a difendere come mezzala, che è un po' secondo me l'idea che aveva Allegri già dall'inizio, e infatti qualche settimana fa in conferenza stampa ha detto Yıldız la mezzala non la può fare ancora, semplicemente perché
lui immagina la fase di non possesso e Yildiz deve venire qua, che è stato un po' il limite dell'anno scorso di quando siamo andati con il 3-4-3, perché Chiesa andava a fare proprio la mezzala in fase di non possesso, si abbassava tanto per lasciare Vlahovic e Di Maria davanti. Però questa formazione è interessante perché non solo il trequartista, ma eventualmente pensando anche sul futuro, magari un'altra stagione in cui Allegri potrebbe non essere il tecnico della Juventus, la Juve potrebbe giocare semplicemente con un 4-3-3. Potrebbe andare a migliorare i reparti di centrocampo e di difesa, e in attacco qui si troverebbe anche dei backup interessanti, perché immaginatevi la Juventus che gioca così, che come riserve a Milik e Kajorga al posto di Vlahovic, Sule al posto di Chiesa e Iling al posto di Yildiz. È una potenza di fuoco molto interessante, senza dimenticare Weah, che potrebbe giocare sia qui che qui, senza dimenticare Weah, che è un esterno, un giocatore che può giocare da esterno alto. Insomma, la Juve ha tanti giocatori, secondo me, molto molto interessanti, e aperta anche a più moduli. Poi la difesa 4 bisognerebbe secondo me farla però da inizio anno, cioè io non immagino la Juve che così, dopo aver giocato metà stagione col 3-5-2, aver raccolto tanti punti col 3-5-2, si mette a 4, quindi assolutamente no. Io però ragiono sul lungo, perché la Juve ha dei giocatori molto molto interessanti. Poi Locatelli appena rinnovato, Bremer appena rinnovato, Danilo ha rinnovato anche se scade fra un po', Cambiaso è appena arrivato, Gatti appena rinnovato, bisognerà ragionare su Szczęsny, bisognerà ragionare su Rabiot, bisognerà ragionare su McKennie e anche su Chiesa e Vlahovic, perché sono giocatori che vanno in scadenza. Però io penso a lungo e vi dico, la Juve ha la possibilità di giocare con più moduli, con gli stessi interpreti, è soltanto un discorso di cercare di capire qual è la posizione migliore per tutti. Poi Rabiot è un giocatore che porta tanto palla, Yildiz è un giocatore che si accentra, Chiesa è un giocatore che nell'uno contro uno è fenomenale, McKennie è un giocatore che si può buttare dentro, Locatelli è un giocatore che di solito sta qua, Cambiaso può andare a dare una mano anche dentro il campo, e questi qua, questi tre, solitamente difendono in una maniera un po' così. Quindi la Juventus sarebbe forse un po' più spostata verso destra per forza di cose se Yildiz tende a entrare dentro il campo, se no la Juventus può benissimo anche decidere di attaccare in questo modo qui. Sarebbe una Juventus arrembante, quindi voglio sapere anche un po' le vostre considerazioni. Una richiesta: non dimentichiamoci di Chiesa, ricordiamoci però che è in scadenza di contratto, quindi io ho un po' di paura su quello che potrebbe essere la decisione della Juventus. In questo momento ce l'ho, perché Chiesa è un giocatore che sta mostrando alcuni problemi fisici di rientro da un'operazione molto molto importante. Valore assoluto del giocatore per me alto, se non altissimo. Però poi la Juventus dovrà fare dei ragionamenti, e dopo aver perso Dybala a parametro zero, l'incubo di perdere anche Chiesa a parametro zero per me è concreto. Giocatore del quale mi sono innamorato, e giocatore che secondo me è ancora indispensabile in questa Juve e anche in quella del futuro. Ciao ragazzi!